Con la bacchetta di legno si fanno tantissimi esercizi, fra cui esercizi per le scapole. Quando rendi libere le scapole, rendi liberi anche i muscoli del collo. Sempre fermo restando che devi fare una diagnosi, devi sapere se hai particolari problemi alla schiena o al collo o viceversa. Insomma, sempre un quadro per fare certi esercizi. Io vi do dei consigli, ma seguite sempre anche il parere di un medico. Con la bacchetta di legno si possono fare tanti esercizi per intraruotare, si dice, intraruotare ed extraruotare il braccio, perché chiaramente il movimento del braccio incide sulla scapola. Muovendo la scapola muovi tutta una gamma di muscoli che comprendono i muscoli del collo, la parte superiore, la parte più vicina alla colonna vertebrale e anche muscoli d'altro genere. Allora, con la bacchettina di legno fare degli esercizi di questo genere, io ve li faccio vedere di spalle, perché devi incrociare la bacchetta, incrociarla anche dall'altra parte, quindi fai dei movimenti di flesso estensione, di scollamento, di incollamento delle scapole. Poi la stessa cosa con la bacchetta, tenendola impugnata così verticale, la porti dietro la spalla, incroci il braccio davanti e fai dei passaggi di questo genere. Quindi questo esercizio, coordinato anche con quest'altro esercizio di incrocio dietro la schiena, ti aiuta ad avere flessibilità per le scapole, quindi tutti i movimenti di flessibilità intra-extra rotazione. È buono per le scapole e per il collo. Ciao!